Dopo la deposizione di una corona di alloro al parco dedicato a Lino Ghedini, la sezione magentina dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, presieduta da Domenico Rili, si è ritrovata al ristorante La Bellaria di Pontevecchio Magenta per festeggiare. Benvenuti alla festa del socio, un momento conviviale importante dedicato ai soci dell'associazione che celebriamo la presenza del sindaco di Magenta Luca Del Gobbo, che saluto, e a tutti voi che avete accettato il nostro invito. La vostra partecipazione testimonia la profonda considerazione e la stima verso l'associazione della Polizia di Stato. Un cordiale saluto al vice sindaco Enzo Tendi, qui presente, agli assessori Maria Rosa Cuciniello e Simone Gelli. Va fatto anche al comandante della stazione carabiniere, luogotenente Massimo Simone, che al momento non è stato possibile essere presente perché ha avuto un problema di servizio, scusate. In rappresentanza della questura saluto gli assistenti Montanino Giuseppe e l'assistente caro tenuto Giovanni, che ringrazio per la loro partecipazione. In rappresentanza della Polizia Stradale, l'unità mobile operativa, composta dall'assistente capo Dragone Antonio, mio diretto dipendente, e del collega Pipitone Francesco, che ringrazio per la loro partecipazione. Saluto i rappresentanti delle associazioni dell'Arma, il presidente dell'Associazione Carabinieri di Abbiate Grazie Antonio Grieco, e il presidente dell'Associazione Carabinieri di Magenta, Renzo Tiberini, che ringrazio per il nostro costante rapporto di collaborazione. Saluto il presidente emerito della nostra sezione, cavaliere Nicola Lomuscio, che dimostra un instancabile impegno e piena dedizione all'attività dell'associazione. Saluto il mio responsabile del gruppo operativo, Marco De Santis. Qualche giorno fa sono stato ospite del questore di Milano, il dottor Petronzi, alla cerimonia del 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Ascoltando con attenzione il discorso celebrativo del questore, che riassumeva dati statistici e problematiche emergenti sempre più pressanti sul territorio di Milano, esprimendo tutta la preoccupazione nell'affrontare e contrastare quotidianamente ogni problematica emergente in tema di sicurezza, immigrazione, ordine pubblico, personalmente facevo una piccola riflessione, paragonando le sue grandi preoccupazioni alle mie piccole preoccupazioni, quali avere una nuova sede adeguata, e qui mi rivolgo al sindaco, una costante manutenzione del CIPO dedicato ai nostri caduti, la formazione del gruppo di volontariato, la loro regolamentazione, l'equipaggiamento del personale e comunque anche la ricerca di nuovi volontari e la loro costante disponibilità. Questa riflessione, di fatto, ci spinge al raggiungimento dei nostri obiettivi. Porto a tutti voi davvero i saluti dell'amministrazione comunale, al nostro presidente Rilli. Sono qui con il vice sindaco Tempi, con l'assessore Cuciniello, con l'assessore Gelli, quindi una rappresentanza molto numerosa del comune, perché vuol dire che le istituzioni, a cominciare da quella più vicina ai cittadini, cioè dal comune, vi sono vicini, ma soprattutto vi sono grati. Sono grati per quello che avete sempre fatto per la nostra città, sia nel momento del servizio con il comandante Rilli, ci siamo conosciuti tanto tempo fa, molti di voi iniziato da poco questo nostro mandato, il 26 e 28 approveremo per la prima volta il nostro primo bilancio. Fatto quello, ci mettiamo a lavorare perché dobbiamo migliorare la convenzione, dobbiamo risolvere in modo definitivo la questione della sede e poi dobbiamo anche dare atto anche a quelle richieste che giustamente avete fatto sulla commemorazione, sulla adeguata manutenzione del CIPO. Quindi sicuramente faremo un tavolo di lavoro per migliorare tutto. Chiudo davvero con un ringraziamento, perché sono stato proprio venerdì a parlare con il prefetto di Milano e il tema della sicurezza, il tema anche della percezione della sicurezza, che a volte non sono la stessa cosa, è forse al primo posto nei cittadini di tutte le città italiane, da Milano a Magenta, da Palermo a Firenze a Roma, le città grandi e piccole. Credo che da soli i comuni non ce la possono fare.
Abbiamo forze dell'ordine, io ho una mia idea, sono convinto che da anni occorrano finanziare che con coraggio possono dare più risorse, uomini, mezzi alle forze dell'ordine. Però noi come amministrazione comunale qualcosa dobbiamo fare e una delle cose che vogliamo fare è quella che dicevo prima, collaborare sempre di più con voi. Siete persone ancora in attività, avete tante energie e tante cose belle da dare alle comunità dove siete e quindi sicuramente ci metteremo a lavorare per una convenzione che sia ancora più utile, no? Per la nostra città che quest'anno scade appunto. E con questo davvero chiudo ringraziandovi di cuore e dicendo bravi, avete fatto un grande lavoro, siamo al vostro fianco, grazie davvero per tutto quello che ogni giorno fate per la nostra città, grazie. Noi ringraziamo le istituzioni, grazie di cuore. Bene, è arrivato il momento non meno importante di tutti, diamo inizio al pranzo. Vi auguro una felicissima domenica. I primi attestati ai soci della sezione ANPS di Magenta, Associazione Nazionale Polizia di Stato, per la costante abnegazione e senso di appartenenza all'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Chiamo Lomuscio Nicola, presidente emerito. Invito il socio Piontelli Enrico a raggiungerci al centro, grazie. Piontelli Enrico. Vito Bignamini, Edgarda, ma ritira il premio il marito Costa Angelo, qui al centro della sala. Di più Costanzo Giovanni, prego. Siamo dentro ai soci dell'organizzazione di volontariato con la seguente motivazione: per l'impegno, la disponibilità, la costante abnegazione e il senso di appartenenza all'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Invito Brusichini Romina a raggiungerci al centro del centro. La socia Cannavina Paola. Segnato dal nostro presidente. Grazie. Il premio dottor Gelli.